Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione. Oggi studieremo insieme Wen Marie. Farò ascoltare prima il brano e poi passeremo allo studio. La parte è questa. E si ripete nuovamente da capo più volte, poi ci sarà il finale, ma sono solo due battute che cambiano. Iniziamo a vedere il brano, siamo col terzo dito sul Sol, quindi abbiamo 3-2-1, 3-2-1, il ritmo è ternario, una tarantella, quindi questo Napoli, Napoli. Poi avviciniamo il terzo dito, quindi va il terzo sul Fa, e questo Pa, Pa, Pa. Col metronomo sarà questo, mettiamo il metronomo a velocità, diciamo, 40, 45, sì, 45, così è più semplice proprio capire la lettura. Quindi 1, 2, questo. Il terzo dito immaginate come se fosse, diciamo, bollente, quindi lo toccate e subito lo lasciate. Ecco qua, la prima frase è questa, semplice. Quindi queste tre note, Napoli, Napoli, questa scotta, pa. Pa, pa. Fate questo per una decina di minuti. Bene, andiamo avanti. La ritmica è sempre la stessa ora. Dopo questa frase, siamo in questa posizione, allarghiamo praticamente il terzo dito di due tasti e andiamo in questa posizione. Sarà questo. Poi avviciniamo il terzo dito di un tasto e la stessa ritmica di prima. Pa, pa, pa. Stesso discorso col terzo dito che praticamente è. Diciamo staccato, immaginate come se fosse un tasto rovente. Chiaro? Il metronomo è sempre quello, quindi la stessa ritmica. 1, 2, quindi così. Qua, la seconda frase è questa. Di qua. Bene, fatela per 10 minuti, poi collegate tutto il rigo in altri 10 minuti. Va bene, abbiamo fatto il primo rigo. Bentornati, sarà trascorsa una mezz'oretta. Non andate di fretta, soprattutto. Poi, siamo in questa posizione, allarghiamo, di due tasti, 1 e 2, siamo col quarto dito sul Do, quindi 4-2, suoneremo le note per terza qui, quindi questo, fate gli esercizi dedicati nella playlist per le note per terza, ma è questo, quindi. Poi 4-5, no, nuovamente 4-2, 5-3, 4-2, quindi le prime tre note sono queste, Napoli, poi nuovamente 4-3, 5-2. 4, scusate, non 4 3, 4 2, 5 3, 4 2. Quindi le prime tre sono queste, Napoli, e poi questo, Napoli. Con il metronomo è questo, 1, 1, 2, quindi così, Napoli. Chiaro? Memorizzate questo, la frase, diciamo, la battuta successiva è questa, abbiamo 3, 3, 1, nuovamente 3, 1 in levare. E poi allarghiamo il pollice di un tasto e suoniamo 2 e 1 un movimento intero, quindi questo pa, chiaro, ripeto, pa, colleghiamo le due battute così, 1, 2, sarà così. Chiaro? La frase è questa completa. Ora la prima battuta, la seconda battuta di questo rigo. Prima abbiamo fatto solo questa battuta, poi questa e ora l'abbiamo unita. Fatela per una mezz'oretta perché non è semplice suonare, diciamo, le note per terza, va bene? Fate gli esercizi, come ho detto prima. Fatto questo, insomma, andiamo nella, diciamo, frase successiva, ma è lo stesso movimento delle dita praticamente. Quindi, siamo in questa posizione, le ultime note che abbiamo eseguito. Ora, inseriremo, diciamo, metteremo il secondo dito sul Sol, quindi 4-2, faremo questo. Prima l'abbiamo eseguito qui. Stesso discorso, un tasto, insomma, quindi secondo dito sul Sol, siamo col quarto dito sul Si, e sarà questo. Ora 3-1, 4-2, 3-1, cambia di poco, quindi 3-1, 4-2, 3-1, e quindi questo. Ta-ta-ta.
poi 3-1, allarghiamo il pollice di un tasto, quindi così. Col metronomo è questo, 1, 2, quindi questo. E la frase, ecco qui. Insomma, la ritmica è uguale, sempre le note per terza, qua insomma salivano le note e qua scendono, insomma, va bene, è la stessa cosa praticamente, sì. Sì, insomma, cambia ben poco, eh. Chiaro, qua ci stava un ribattuto della stessa nota, qua non c'è, quindi c'è 3-1, va bene? Quindi fa là. Fate questa frase, collegate tutto il rigo e poi collegate i due righi insieme. Una buona mezz'oretta può bastare. Andiamo avanti. I due righi successivi, proprio il rigo e mezzo successivo è uguale a questo, quindi. Ancora più uguale, rigo successivo. Poi fin qua è uguale, quindi fin dove ci sta la V è tutto uguale, quindi questo rigo e questo mezzo rigo fino dove ci sta questa V è uguale alla parte di sopra, quindi se avete studiato bene questi due righi uscirà anche fino qui, va bene? Cambia solo questa parte conclusiva che vediamo subito, quindi dopo aver eseguito queste due note, in battere abbiamo una pausa, qua c'è scritto stesso tasto, dove ci stava il pollice, che è un Sol, mettiamo il terzo dito qui, va bene? Quindi sarà 1, 3. Quindi imbattere la pausa, poi il 3, elevare il 4, poi 5, anche il 3 elevare, come se fosse un poli, chiaro? Un poli, poi 5, 4, 3, Napoli, 2, 1, giriamo col 3 e il 2 e ci fermiamo qua, è questo, un poli, Napoli, Napoli. Col metronomo è questo. Iniziamo sul secondo movimento in levare 1, un Napoli, Napoli. E ci fermiamo qui. Fate questa frase. Questo un Poli, Napoli, Napoli. Fino al 2, va bene? Bene, fatto questo, collegate tutta la frase. Ora andiamo avanti. Dopo questo 2 sul Do, allarghiamo i due tasti, 1, 2, siamo sul Sol praticamente, quindi questo Sol, il 2, 3 e il 4, poi pausa, pausa, quindi sarà questo, 4, pausa, pausa, facciamo questa frase collegandola a quella di prima, quindi così sarà 1, poi pollice, pausa, pausa e ci fermiamo, va bene? Quindi ecco qua, abbiamo collegato questa frase di prima col metronomo fino qui, va bene? Fin questa V. Quindi fate tutta questa parte, memorizzatela, fate fermo immagine e studiatevi questa parte. Una volta che avete fatto questo, insomma, possiamo anche in questa prima parte iniziare a mettere i bassi, quindi diciamo, ritornerete voi su questo video dopo che avete memorizzato tutto il brano, quindi tra qualche settimana o mese. Le prime note all'inizio senza bassi, questo quindi. Andiamo con i bassi in sol settima, quindi 1 settima, e sarà così. Se riuscite, mettete i bassi alternati, altrimenti non li alternate, li alternerete da qui, diciamo, in futuro. Quindi così. Bassi in posizione 0, quindi Do. Bassi in sol settima, quindi 1 settima. Bassi in do, quindi 0. Qui è uguale all'inizio. Bassi in sol settima. Ora il basso a vuoto, ho messo l'alternato. Ora qua sul 2 metto tutti e due bassi, sono in Do, quindi premuti insieme, questo Do, poi sopra la mano destra. E qua ripartono i bassi sul quarto dito, basso accordo, quindi. E mi fermo qua, quindi siamo arrivati qua. Qua mettiamo tutti e due i bassi, vi evidenzio questa parte, faccio un segno rosso, va bene? Ecco qua. Qualche piccola cosa che possiamo aggiungere, vediamo qua. Possiamo mettere una terzina sul 2, quindi così. Però deve essere molto veloce, quindi molto stretta.
il resto va bene com'è. Possiamo, dopo aver fatto lo stop con i bassi qui sul 2, alla fine, questa parte finale, se vogliamo, diciamo, enfatizzare questa parte, possiamo utilizzare anche i bassi così, dopo lo stop, vedete, stop, vado, questo è difficile un pochettino per chi all'inizio, quarto dito sul posizione 1, quindi, chiaro, non così, quarto dito qui, il secondo dito lo metto in posizione 0, 1, 2, in 3, chiaro, quindi sarà sol, la, e il quarto dito lo faccio andare qui avanti, nel contrabbasso, quindi sarà sol, questi qua, quindi sol, e poi riprendo l'accompagnamento. Chiaro, ripeto questo. 1, 3, contrabbasso e riprendo i bassi. Quindi ripeto, con lo stop sarà questo. Stop sul do, poi insieme alla mano destra. Sul quarto dito iniziano i bassi. Chiaro, e ci siamo con questa parte, va bene? Andiamo avanti con la parte successiva, che questa è iniziale, possiamo chiamarla parte A, e questa invece andiamo avanti ora con la parte B, chiaro? Quindi la parte successiva è questa, siamo arrivati in questa posizione, noi andiamo col secondo dito sul sol, quindi questo, in battere ci sarà una pausa, in levare il 2, un poli, poi napoli, 3, 4, poi 3, 2, 2, allargo il pollice di un tasto così, questo Napoli, e tengo premuto 1, 2, 3 pulsazioni, chiaro? Lo faccio col metronomo, questo inizio sul secondo movimento in levare, quindi 1, 1, Poli, Napoli, 2 movimenti, 3 movimenti, chiaro? Il levare più 3 movimenti, quindi abbiamo eseguito questa frase, questa fino alla V, quasi il rigo successivo, tranne le ultime note, va bene? Fatelo per mezz'ora. Bene, questa è la nota legata, vedete che prende il levare più 1, 2, 3 movimenti, chiaro? Bene, andiamo avanti, velocemente, ora ripete la stessa cosa qua, 1, e c'è un cambio però, l'unica cosa che... diversa, l'unica cosa che abbiamo questo cambio, ve lo cerchio qua per ricordarvi una cosa, l'unica cosa che è diversa, quindi stesso discorso di prima, stesse note, insomma, non cambia nulla, solo questo cambio che arriviamo qui col 2, dobbiamo mettere poi l'1, chiaro? Bene, andiamo avanti con la frase successiva, quindi siamo in questa posizione, effettuando il cambio, ora questo, un poli, 3 volte nuovamente il quarto dito, 5, 4, 2 volte 2, e col metronomo è questo, iniziamo il suo secondo movimento in levare 1, 1, Poli, Napoli, questa è la frase che abbiamo visto ora, è questa, 1, Poli, Napoli, pa, 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 fatela per mezz'ora, poi collegate il tutto, bene, andiamo avanti, dopo il 2, 2 abbiamo questo, Napoli, Napoli, poi 4, 2, 4, 3, 2, 1, col metronomo è questo, 1, Napoli, Napoli, il quarto dito scotta, vi faccio vedere quale, questo qui, qui Napoli, Napoli, questo staccato, pa, 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 va bene? Fate questa frase per una mezz'oretta, collegate il tutto senza fretta, eh? Bene, andiamo avanti con la frase successiva, è questa, quindi pollice in battere, 2 in levare, poi terzo dito, 2, 1, giro col 2, sentite questa frase, sul secondo movimento inizio col metronomo, 1, e questa è la frase, ecco qui, pollice 2, poi il terzo dito 2, 1, girate col 2, va bene? Fate solo questo, collegate il tutto, bene, andiamo avanti, siamo in questa posizione, aggiungiamo questo, quindi 2, 3, poi 4 volte, 3 volte il quarto dito, Napoli, poi nuovamente il 4, 3, 2, e il pollice, e questo quindi 1, e la frase è questa, è finita perché poi ripete la stessa cosa, quindi questa,
Tan, ta, 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 ta. Chiaro? Bene, fate questo per mezz'ora, collegate il tutto, ma qua è uguale a prima. Un ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, 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 ta,
Questa è l'unica cosa diversa, quindi questo e ovviamente la posizione, prima suonavamo col pollice, ora ci troviamo in questa posizione. Poi la frase successiva. Sempre il cambio solo le dita, quindi è la ritmica all'inizio che abbiamo una base in battere, quindi questo 1 1 pausa, va bene? Quindi l'unica cosa che cambia, ve l'ho detto, ecco qua, la pausa in battere e la ritmica e le dita, chiaro? Bene, fatto questo, collegate tutta la frase. Vediamo ora questa parte, partendo di qua, dalla parte B, chiaro, siamo arrivati fino qui nella parte precedente. Quindi con i bassi, anzi prendiamo dal quarto dito qua, diciamo che metterete i bassi qua, mettete i bassi in do perché eravate comunque in do prima, non si riscrivono nuovamente, quindi sì. O prendiamo da prima, da qua. E poi bassi in do. Ora la parte B, quindi questo 1. Bassi in fa, quindi meno 1, bassi in do, quindi 0, bassi in sol, quindi 1 settima, bassi in do, quindi 0, qua metto basso accordo. Poi lo stop, tutti e due bassi, e riprendo tutto da capo. Per finirla, come si fa? Faccio vedere subito, poi vediamo gli abbellimenti. Ecco qua, ovviamente fate questa parte qui, riprendete tutto da capo, poi la fate tante volte, arrivate qui e fate il finale. Vediamo questo aggancio da questa parte al finale. Quindi è così, da due battute prima, quindi così. Ora sono nel finale col pollice. Ora spiego subito, quindi da qui, ora aggancio da queste note qui, dal quarto dito, quindi così. Siamo nel finale col pollice, allargo il secondo dito di un tasto, quindi 1, 4, 3, 2, 1, poi 4, 3, staccato, poi 3 volte il 2, poi 2, 3, 4, quinto dito. Il classico finale, o fate solo 2, 5 oppure 4, 2, 1, allargate il pollice di un tasto, 5, 2, 1, chiaro? Col metronomo è questo, dall'aggancio di prima, 1, 2, così quindi. Ora sono nel finale, 1, po'. E la parte è questa, ve la mostro. Questo è il finale, va bene? È semplice, va bene? Quindi per ora, insomma, penso che sia tutto chiaro. Ecco qua, benissimo. Sì, ecco qua, quindi fate di qua, andate a fate questo finale qui. I bassi sono scritti qua, tutto semplice. Alla fine mettete i bassi insieme, uniti, va bene? Volendo inserire i bassi qua, così proprio lentamente, quindi il finale, bassi in posizione 0. Bassi in sol settima, quindi una settima. Bassi in do, quindi 0, sol settima, do e bassi. Vediamo qualche abbellimento, quindi qua ovviamente dopo che avete imparato questa parte B, ritornate dopo qualche mesetto, potete mettere gli abbellimenti. Potreste alternare su questo tasto, non farlo solo con lo stesso dito così. Facendo questo 2-1. Chiaro, così, quindi ora lo facciamo semplice però, quindi o così. Qua fate una terzina 3-4-3, poi qua potreste cambiare e farla all'ottava questo,
Sol mi sol. Stessa. Quindi questo. Pa, pa, pa. Chiaro? Poi la stessa cosa. Un. Anche qua una terzina 3-4-3. Chiaro? Metto questo segno, poi vi inserirò la terzina sulla partitura. Poi questo, quindi un. Una terzina sul 4-4-5-4. Quindi così. Sul 3, sì, una. Mettiamo solo sul 2 una terzina, così, quindi Napoli, Napoli, 2-3-2 e poi 1. Sì, quello di prima era una nota staccata, quindi ecco qua, ci siamo, quindi così. Poi una terzina sul 2, 2-3-2. Poi uguale, 4-5-4. Vabbè, il finale, la terzina sul 3, 3-4-3. Sì, e diciamo, è semplice, va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi andate con calma, senza fretta e soprattutto divertitevi, non mettete subito i bassi, non mettete subito gli abbellimenti, memorizzate prima la parte melodica. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!